Naturalmente lo stimolo che dava Paola, e lo prendo non tanto, soprattutto sul tema banda larga, come una delle gambe attuali, diciamo, del nostro modello di business, ma come appunto uno stimolo su come un soggetto come noi, molto presente sul territorio, con infrastrutture importanti e con una esperienza nella infrastrutturazione e nella gestione di appunto questo tipo di asset sul territorio, può contribuire a obiettivi di sviluppo che sono certamente di interesse nostro e anche ovviamente di interesse istituzionale. Anche stamattina nell'apertura si faceva cenno a questo. Un primo punto è appunto più strettamente rivolto a questo stimolo che dava Paola. Certamente noi come operatori appunto di infrastrutture territoriali possiamo contribuire a questa accelerazione attesa, soprattutto mirata a quelle aree dove, diciamo, il mercato non è riuscito a sviluppare appunto la banda larga. Certamente fino ad oggi il modello di business, per quanto lo possa conoscere, essendo io, diciamo, uno spettatore del mercato di TLC, è stato guidato dai servizi, e l'infrastrutturazione di fatto è stata tirata, diciamo, dai servizi, e nella filiera i servizi erano quelli che determinavano, diciamo, la redditività dell'infrastruttura. Oggi probabilmente quello che ci si aspetta è colmare questo buco, e allora il ruolo dell'operatore di infrastrutture territoriali può essere quello o direttamente, o per quanto riguarda la nostra esperienza, direi più indirettamente anche in ottica prospettica, quello di fare una sorta di facilitatore e o distributore, nel senso assimilabile a quello che fa nelle altre reti che gestisce, elettricità, gas, idrico, teleriscaldamento nel nostro caso, proprio per favorire questo sviluppo infrastrutturale. È evidente che appunto venendo a noi certamente il modello distributore è quello che ritengo, diciamo, più corretto, e che va combinato con quello che abbiamo fatto, quello che stiamo facendo e quello che potremo fare. Quello che abbiamo fatto è che certamente noi in passato, soprattutto noi gestiamo, diciamo, una parte del Piemonte, ma principalmente la città metropolitana di Torino, una parte della Liguria, principalmente Genova, e l'Emilia occidentale, quello che avanza ad era. Lì noi a Genova abbiamo in passato fatto investimenti importanti nello sviluppo della banda larga, intesa come infrastruttura base, non al building o all'utente direttamente, e quella esperienza poi è passata attraverso una dismissione che fu fatta all'epoca a MetroWeb. In Emilia abbiamo anche favorito dalle istituzioni locali che hanno contribuito nel tempo, abbiamo fatto più o meno la stessa cosa, in quel caso l'abbiamo fatto con British, con BT, e con la quale allora abbiamo ulteriormente rafforzato questa prospettiva, ossia di dare a loro questo compito nel corso di quest'anno. A Torino, dove avevamo fatto degli investimenti diretti e rimanevamo anche in qualche misura operatori di servizi, abbiamo fatto una scelta di partnership con MetroWeb per alleggerire, diciamo, la nostra componente di operatore e beneficiare dalla loro capacità di fare il distributore. Quindi sostanzialmente la nostra scelta attuale è quella di esserci, però con un approccio appunto molto molto light. Pro futuro, l'esperienza di Torino secondo me è un'esperienza molto interessante, in cui MetroWeb, con beneficio comune evidentemente, sta utilizzando il nostro asset, principalmente il teleriscaldamento, e questo in qualche misura può darci degli spunti utili per il futuro, a maggior ragione in un futuro in cui la componente di investimenti core, cioè quella sulle reti di infrastrutture energetiche, sul servizio idrico, dove queste troveranno un momento di accelerazione anche nelle sostituzioni dei contatori con i contatori intelligenti, potrà essere un ragionamento che metteremo in piedi. Io non vedo, seppur molto vicino alla nostra logica industriale, diciamo, un ruolo diretto particolarmente attivo,
Però è evidente che poi la regolazione, vivendo questo come uno spazio di business assimilabile alla gestione di business regolati, può determinare cambi di strategie. Sulla parte servizi, intesi come servizi direttamente connessi e quindi più vicini a quelli che in parte anche stamattina abbiamo visto del mondo telecom, ecco, non credo che oggi in un portafoglio così ampio di business che già gestiamo possa avere attenzione prioritaria. Diverso invece è come queste infrastrutture possano determinare un beneficio complessivo ai nostri business tradizionali ed in primis possano aiutare la crescita, diciamo, che il mondo dei fruitori, i nostri clienti energetici, sta vivendo e ci aspettiamo che viva nel passare, banalizzo, da utilizzatori di commodity a beneficiari di servizi che su quelle commodity danno qualcosa in più. E andando, diciamo, su questo, cioè su alcuni flash rispetto a come invece più in generale la tecnologia sta impattando in maniera decisa sul nostro modo di funzionare, appunto ho evidenziato tre macro categorie, poi in realtà è molto più articolato. Una prima che è legata ai nostri business più regolati e comunque in generale al funzionamento della nostra azienda, come credo di tutte, oggi tanti casi particolarmente interessanti, ossia come la tecnologia sta stravolgendo il modo di funzionare delle aziende e certamente appunto noi che abbiamo nei business regolati una componente di business di costo così significativa, questo stravolgimento impone riflessioni, ma dall'altra parte costituisce un'opportunità per operatori di una dimensione quale noi comunque siamo, un'opportunità molto interessante. Dei flash molto banali, ma noi siamo l'esempio di come forse abbiamo perso delle opportunità, ma di come queste opportunità oggi possono essere rivitalizzate. Nella prima metà degli anni 2000 un nostro pezzo, che allora era la M di Torino, aveva sviluppato tra le prime in Italia modelli che oggi sono banali, ma che allora erano abbastanza avanzati di diciamo workforce management e utilizzo di strumenti mobile sul campo, e poi l'integrazione mai avvenuta all'interno del nostro gruppo fino ad oggi, di fatto quell'esperienza estremamente positiva non è stata capitalizzata e valorizzata. Oggi in una logica molto diversa di piena integrazione nella gestione degli asset lineari stiamo rilanciando su quello che, ripeto, oggi è consolidato e però costituisce un asse portante della modalità di funzionare dei gestori di asset lineari, appunto una logica molto integrata, e quindi su questo stiamo investendo molto. L'altro elemento è in qualche misura più vicino allo stimolo legato allo sviluppo della banda larga e certamente appunto la evoluzione dei nostri clienti da clienti di commodity a fruitori di servizio. Naturalmente questo sta modificando in maniera sostanziale anche la nostra modalità con la quale viviamo il rapporto con il cliente. Anche qua, diciamo, possiamo essere un esempio per quello che abbiamo fatto non troppo bene, ma come questo non troppo bene ci dà un segnale forte, ossia non abbiamo fatto molto bene perché arriviamo tardi su questa tendenza chiarissima, e nonostante ciò il gruppo ha tenuto molto bene la propria customer base. Allora questo è un indicatore forte di quanto le aziende di questo tipo abbiano la fiducia del proprio territorio e dei propri clienti. E di converso questa non è timeless, cioè non durerà all'infinito, e quanto più operatori simili a noi faranno proposizioni più accattivanti delle nostre e arricchiranno l'offerta di servizi, quanto più questa capacità di mantenere la propria customer base sarà complicata. Ovviamente adesso qua c'è un esempio, stiamo come tutti andando verso l'utilizzo di canali di contatto con i clienti, direi normali,
per quello che può essere un qualsiasi operatore di mercato, ma che per aziende come le nostre, che quasi vivevano in passato, per fortuna, non dico con fastidio, ma da monopolista, il rapporto con il cliente, oggi giustamente il cliente appunto non vede nella accensione della luce quando entra in casa, voglio dire, il beneficio di essere nostro cliente, ma lo vede in quello che appunto è normale che sia, la customer experience vale più del prezzo, lo dicevano altri colleghi questa mattina, e concetti come questi all'interno dell'azienda non dico che erano sconosciuti, però sono tuttora stanno entrando nel patrimonio di come si gestisce questa azienda. Le nostre canali di contatto stanno cercando, perché là nel titolo giusto del workshop di questi giorni è accelerare, probabilmente accelerare è riduttivo rispetto ad alcune sfide dove davvero il tempo sarà la variabile chiave, forse l'accelerazione diciamo non dà il senso di quanto dobbiamo correre nel nostro caso per colmare i gap che noi stessi fino ad oggi abbiamo creato e su cui i cui orizzonti molto interessante appunto il ragazzo che stamattina, lo dico ragazzo perché comunque lui si sentiva vecchio, per me era interessante vedere gli orizzonti e coglierli come un'opportunità. Siccome il tempo è scaduto, diciamo, ometto un video che non aveva grande valore aggiunto, se non dire che appunto anche noi stiamo facendo delle cose interessanti e paradossalmente ancora, e il video lo faccio vedere proprio per questo, perché in elaborazione interna non sappiamo ancora comunicare bene come dovremmo, diciamo, quello che facciamo, perché è proprio figlio della nostra cultura. Un ultimo punto, è evidente che noi oggi affrontiamo anche sfide che ci creano nuove opportunità se le sappiamo cogliere, ne cito solo una, tutti stiamo ragionando nell'universo dei contatori di nuova generazione a come mettere in campo nuove reti di gestione dei dati che questi contatori ci daranno, e quindi avremo nuove infrastrutture che gestiremo sul territorio, anche lì le gestiremo noi, le gestiremo insieme con qualche operatore che di quel tipo di tecnologia sa fare meglio di noi. Sono sfide importanti, ma da cui dobbiamo cercare di cogliere le opportunità che ne potranno derivare.